Allora, ciao Francesco. Ciao. Ciao. Il tuo libro Mi piace così, libreria da alcuni mesi per Mondadori, è il primo libro che tu dedichi a un pubblico giovane, ma non di bambini, cioè di ragazzi, sotto i 20 anni, diciamo. Sì. È una storia particolare, perché è la storia di un gruppo di ragazzi che va in vacanza in Puglia, ed è la storia di un'estate fondamentalmente, di un'intera estate. Allora, volevo chiederti, qual è l'idea, com'è che ti è venuta l'idea per questo libro e com'è stato passare dalla tua precedente produzione? Tu hai scritto libri per bambini, come il famoso Achille come sì. protagonista. È stato un percorso un po' particolare, effettivamente. Ho cominciato scrivendo appunto libri per bambini, questa miniserie degli Junior, Achille e la fuga dal mondo verde. Questi libri erano dedicati proprio a un pubblico di bambini di 9-10 anni. E già lì, facendo questa esperienza, così mi rendevo conto che comunque 9-10 anni non sono così piccoli. Quindi si trattava comunque di costruire un piccolo romanzo. E in più con tutto il divertimento del poter, insomma, scrivere, lasciare libero sfogo alla fantasia. La scelta di passare a un soggetto diverso, quindi dedicarsi a quelli che vengono chiamati giovani adulti o young adults, che dir si voglia, è nata proprio per il mio desiderio di cimentarmi con un romanzo vero e proprio. Infatti, insomma, comunque sono 300 pagine, insomma, cioè, ci ho scritto, ci ho lavorato così. E il periodo al quale ho pensato è stato appunto la protagonista, perché è scritto in prima persona al femminile. Questo è un discorso che mi vale sempre un po' di dibattito, a 16 anni. Il fatto di scegliere quell'età è stato anche perché in fondo per me quella è un'età vicina, ma non troppo vicina, quindi da una parte ho ricordi freschi, insomma, e dall'altra ho quella distanza che permette un po' di rielaborare. E avevo provato altre volte a scrivere romanzi negli anni passati, ma mi perdevo sempre, forse perché ero anche un po' troppo vicino al periodo che raccontavo. E invece qua mi sono trovato bene, mi sono divertito, e il lavoro è stato anche un po' un lavoro di squadra, nel senso che io ho trovato un editor molto valido che mi ha seguito in ogni fase della lavorazione, per cui dopo che avevamo un po' creato l'idea, la realizzazione in molti casi è stata, non voglio dire collettiva, che poi però spesso ci trovavamo lì, magari mi ero perso un po' e dicevamo, ma vabbè, Alice, che è la protagonista, si chiama Alice, adesso cosa le facciamo fare, così ci siamo persi via. Quindi tutta la scrittura è stata dettata anche da un desiderio di divertimento che ha animato proprio il mio desiderio di scrivere. La Puglia, perché sono la Puglia è per la precisione del Salento, perché sono un appassionato di quella regione, ci ho fatto 4 vacanze più o meno. Insomma, parli poi di cose che conosci. Parlo di cose che conosco, ma infatti poi sono andato anche in Puglia a presentarlo, perché ci sono luoghi al quale sono molto affezionato, e quindi insomma io credo, adesso dico la banalità delle banalità, che per parlare di un posto, insomma, devi averlo visto, devi conoscerlo bene, così. Non ho dovuto documentarmi, cioè c'ero già stato e ben più di una volta, ecco. Senti, questi ragazzi che appunto hanno più o meno tutti 16 anni, non solo Alice ma anche gli altri protagonisti del libro, sono ragazzi di oggi, ci sono, nel libro, non è un libro per bambini, ci sono scene di sesso, scene, insomma, di normalissima vita di vacanze. Sì. Ecco, com'è stato affrontare che tipo di ricezione ha avuto, per quanto ne sai fino ad ora, nel pubblico questo tipo di approccio? Guarda, sì, c'è tutto. Allora, sì, c'è del sesso, c'è, ad esempio, c'è tanto che il libro sia pieno. No, non è una roba, anzi, tutt'altro. Però è un discorso che mi è caro, perché mi sono state anche fatte le critiche. Insomma, c'è del sesso, c'è internet, c'è, ad esempio, comunque i ragazzi escono, bevono, si divertono. Allora, ogni tanto qualcuno mi chiede: ma come mai hai messo, ad esempio, internet nel libro? Allora, io non è che ho messo internet nel libro, come non ho messo il sesso nel libro. Credo che quella è parte della realtà, è parte della realtà dei ragazzi, così. Quindi anche il fatto di metterci in tutte le discussioni su Messenger, così, non è una scelta stilistica, è perché se non è Messenger è Facebook, se non è Facebook è Skype, tutti a partire circa dai 14-15 anni e anche noi utilizziamo questi mezzi di comunicazione.
Ad esempio, non so, è come chiedere, non so, a uno che ha fatto un libro negli anni 50, dice, ho visto che hai messo il telefono, è questa scelta di mettere il telefono, cioè è la realtà. E quindi anche il sesso e anche qualche trasgressione sono nel libro non per scandalizzare, ma perché fanno parte di un percorso, è un percorso che Alice, ma come tutte le persone a quell'età, si trovano ad attraversare più o meno. Senti, come riassumeresti la trama del libro, senza svelare ovviamente le parti piccanti, quelle teniamo. Allora, mi piace così la storia, sì, di un'estate, la storia di Alice che è stata bocciata e si ritrova a passare la prima vacanza, quella doveva essere la prima vacanza da sola, invece in campeggio con la famiglia in Salento. E questo è stato anche lo spazio per creare un po' di commedia all'italiana, così, perché ci sono anche gli adulti. E quella che doveva essere l'estate più sfigata di tutti i tempi diventa un'estate di scoperte, di avventure, dove succede un po' di tutto, dove nascono amori particolari, amicizie particolari, e qui purtroppo, se dico qualcosa, svelo le parti più succose e le parti che suscitano più dibattito, però insomma c'è spazio per tante avventure, tante esperienze che porteranno lì, insomma, a crescere, ecco, come si dice, a crescere, sì, esatto, questo così ho anche edulcorato un po' il tutto, insomma. Senti, il tuo libro ormai è in libreria da 4 o 5 mesi, ha avuto un grande successo, è stato ristampato più volte. Sì. Ora cosa stai facendo? Stai scrivendo qualcosa? Sto facendo un altro, ma che uscirà a maggio 2009, è un altro libro, non è il seguito di Mi piace così, nonostante abbia ricevuto molte mail che mi chiedevano il seguito, tipo Mi piace così 2, cose così. E ho detto, quello magari lo scrivo a puntate sul mio blog, così. No, è un altro libro, un'altra storia, è sempre una commedia, a me piace definirla anche un po' agrodolce, dove c'è spazio per farsi risate, spazio per occasionalmente per disperarsi un po', e molto spazio per l'ironia, quindi insomma ci sto dando dentro e insomma dovrebbe uscire aprile-maggio 2009. Insomma. Perfetto, allora Mi piace così. E poi appuntamento per il 2009. Assolutamente, grazie. Ciao.